Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Ancora sul tavolo, torna con forza la vicenda Siracusa Risorse. Questa mattina i dipendenti hanno invaso con un sit-in piuttosto forte la sede di Corso Gelone. Vertenza Siracusa Risorse. Questa mattina i lavoratori si sono recati in sede per chiedere conto all'amministratore delegato dei 4 mesi di stipendio che non arrivano. Una vicenda che si trascina da tempo e che sembra ormai aver esasperato gli animi. Chiesto l'intervento del prefetto Gradone, del commissario del Consorzio dei Comuni, ex provincia regionale, Lutri. Lavoratori di Siracusa Risorse questa mattina hanno deciso di invadere di fatto la sede per avere un confronto con l'amministratore delegato Fileti. C'è molta tensione, sono oltre 4 i mesi non pagati. Sì, una tensione che cova da 4 mesi, perché questi autori avanzano 4 mesi di stipendio. C'è una responsabilità dell'intera deputazione che da prima di Pasqua ha assicurato in mille modi che non ci sarebbe stato nessun problema. Oggi il problema c'è, è scoppiato in maniera drammatica perché questi lavoratori sono disperati. Noi adesso abbiamo chiesto all'amministratore delegato di rivolgersi direttamente al prefetto per chiedere l'intervento di Sua Eccellenza il prefetto per capire anche dove sono le responsabilità di chi sta giocando sulla pelle di 104 lavoratori che non possono assolutamente restare ancora a guardare. Stamattina i lavoratori di Siracusa Risorse qui in sede per avanzare le loro istanze, sono disperati, 4 mesi senza stipendio. Cosa ha cercato di spiegare loro? Beh, intanto esprimo solidarietà nei confronti dei lavoratori perché la loro presenza qui non è un fatto che mi turba, al contrario. Questa è la sede della società, questa è casa loro. I lavoratori da 4 mesi, per le note ragioni di difficoltà dell'ente, l'ex provincia regionale, non riescono a percepire lo stipendio. Nonostante tutte le attività propedeutiche che questo si risolva, non è stato possibile affrontare questo problema. Anche gli ultimi impegni del commissario, ieri c'era una dichiarazione pubblica, come tutti noi sappiamo, sono state disattese. Questo crea un problema di alta tensione. E ancora di lavoro parliamo, arriva una proroga di 1 mese per l'util service, 76 posti di lavoro in questa maniera salvi. L'amministrazione comunale di Siracusa ha disposto una proroga di 1 mese a Ciclat Util Service con la motivazione nelle more della definizione dell'iter propedeutico alla nuova aggiudicazione definitiva. Con questo atto i licenziamenti comunicati dal 1 aprile 2016 intimati ai 76 lavoratori che operano nell'appalto dell'ufficio tributi, affissioni, servizi generali, navette e servizi cimiteriali dovranno essere ritirati e, come ipotizzabile, saranno spostati al 1 maggio 2016 a valle della fine della proroga in atto concessa. Per il segretario della Filcams, Stefano Gugliotta, la gara in questione sta procurando alle casse pubbliche un ingente danno erariale a cui si aggiungerà un possibile risarcimento danni da parte di Europromos, che nel diffidare il comune di Siracusa a procedere all'aggiudicazione ha preannunciato di voler impugnare la sentenza del TAR di Catania dinanzi alla CGA di Palermo. Riflettori puntati anche al problema dei 15 ex LSU a suo tempo licenziati da Socosi e mai assunti dal comune di Siracusa con contratto di diritto privato, a cui si aggiungono i 4 lavoratori ex Prosat. Se il sindaco Garozzo non darà corso alle innumerevoli richieste delle organizzazioni sindacali per chiarire quale strada vuole percorrere, non esiteremo, conclude ancora Gugliotta, a chiamare alla lotta i lavoratori dell'appalto, anche a costo di bloccare tutte le attività. La rubrica La spina al fianco, il comune di Siracusa tra polemiche per le determine che sarebbero scomparse e gli atti da annullare. Piove sul bagnato. È un vecchio detto che trova pratica applicazione nella confusione che l'amministrazione del comune di Siracusa attrae guai senza sosta e uno dopo l'altro. Non bastavano le 12 inchieste giudiziarie e passa la lotta intestina all'interno della maggioranza, la strana situazione della presidenza del consiglio comunale, i gettoni volanti, gli asili nido fantasma, le gare d'appalto ballerine come l'acqua e i rifiuti. Ora si aggiunge una lunga serie di determine non pubblicate sull'albo pretorio che rischiano di rendere inefficaci parecchi atti e che l'amministrazione
amministrazione del Vermexio cerca di correre ai ripari e sovrappone le preghiere a Dio all'incapacità per tentare di redimere ricorsi e rimborsi dei danni causati. La partenza di questo fatto è data dalla denuncia che Simona Princiotta apre sugli asili nido con la determina dirigenziale del 28 settembre 2015 per l'acquisto di 53 posti nelle strutture private che non si trova più, sparita, strappata. La consigliera invoca la causa del danno, ma anche di una politica assente per questo affidamento del servizio e dei relativi pagamenti che sono effettuati in ragione di una determina mai pubblicata nell'albo pretorio, fatto che non può produrre effetti concreti. Ma la faccenda si aggrava per quello che va ben oltre la semplice dimenticanza della determina mai pubblicata, dove si scopre ora che sono decine gli atti che mancano all'appello. Un atto deliberato che non è pubblicato non può avere valenza giuridica, non produce così effetti e gli atti conseguenti sono illegittimi, non validi ad ogni effetto. Una gravissima responsabilità da parte dei dirigenti, creata forse dalle continue modifiche della normativa, ma non è una giustificazione, anzi, sono un demerito bello e buono. Ma ci sono i corsi di formazione. Adesso si tenta di sanare i gravi danni provocati, ma rimane il dubbio per una classe dirigente superpagata che non riesce nemmeno a pubblicare ciò che scrive, che determina, mentre la politica appare abulica, inerme di fronte alla rarefazione dei fatti supposti. E se il pensiero corre veloce alle tante determine, in primis l'Open Land, e a seguire i gettoni d'oro che hanno costretto già i siracusani a sborsare tanti milioni di euro per sbagli, errori e omissioni, allora non c'è tanto da sperare che la voragine delle malefatte e del menefreghismo sfrenato si fermi qui e torni indietro. Per molto meno la gente comune è licenziata, ma i raccomandati, si sa, sono un'altra cosa. È peggio della Torre di Babele. E la vicenda della ragazzina augustana scomparsa, si sono perse le sue tracce ieri mattina, approda alla trasmissione televisiva Chi l'ha visto? Non capisco, non resisto, non respiro, devo trovarti. Questo l'appello postato sul profilo Facebook da Mariella Mortellaro, la madre della quindicenne augustana, della quale si sono perse le tracce da ieri mattina. La donna si è rivolta anche alla trasmissione Chi l'ha visto per allargare le ricerche della ragazzina dopo aver fatto la denuncia alle forze dell'ordine. Vani sono risultati i tentativi dei genitori di rintracciarla al suo telefonino, che ad oggi risulta spento. Al momento della scomparsa, Francesca Falco indossava un paio di jeans, una maglietta nera e un giubbotto di pelle. Tra i segni particolari, un tatuaggio a forma di caramella sul polso. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Ci vediamo tra poco. Fermati nei bar dove vedi questo marchio. Scopri il segreto dell'aroma Tropical Caffè. Il nuovo da Opel. Opel Corsa con Forward Collision Alert. Autosport, da sempre Toyota, oggi anche Opel, in contrada Targia a Siracusa. Supermercati Gemar. Tonno Rio Mare 120 grammi per 4,99 €. Latte Brio 1 litro 52 centesimi. Olio extravergine De Santis 3,99 €. Cereali Coco Pops 2,18 €. Passata Pumarò Star 69 centesimi. Detersivo Piatti Svelto 1 litro per 3,58 €. Detersivo Ace Lavatrice in Polvere 82 misurini 9,60 €. Supermercati Gemar. Ogni giorno all'insegna della qualità. Dalla passione, l'esperienza, la carriera e la professionalità nasce anche a Siracusa La Chance Ballet, scuola di danza di Steve La Chance, con la direzione accademica di Dina Cultrera Minniti. Corsi di danza educativa, propedeutica, classico, moderno, contemporaneo, hip hop e break dance. Ampie sale dove insegnanti qualificati e professionisti mirano a trasmettere, coinvolgere e insegnare una passione che unisce il ritmo di musica, la danza. La Chance Ballet vi aspetta a Siracusa in via Monte Catuso numero 4. La Chance Ballet, l'esperienza e l'amore per la danza, per crescere insieme.
Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale, la cronaca destavano in chat uomini facoltosi per poi rapinarli dopo averli narcotizzati. Un uomo e una donna per questo sono stati condannati col rito abbreviato. Erano alla ricerca di uomini facoltosi per adescarli al fine di derubarli. Utilizzavano per questo la chat di incontri online Badoo, ma sono stati scoperti dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Siracusa e dagli uomini del NIT, Nucleo Investigativo Telematico, il 24 maggio del 2014. A distanza di 2 anni dai fatti, il giudice per le udienze preliminari del Tribunale, Michele Consiglio, ha inflitto alla coppia di netini la condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno. La pena è stata inflitta nei confronti della principale accusata Giuseppina Pirruccio di 51 anni e di Andrea Piazzese di 27, il presunto complice, che secondo la ricostruzione degli inquirenti avrebbe stordito i pretendenti della donna sciogliendo un narcotico nelle bevande. I due assistiti dagli avvocati di Stefano e Montalto sono stati ammessi al rito abbreviato. Il rappresentante della pubblica accusa aveva invocato per ciascuno degli imputati la condanna a 6 anni di reclusione. La coppia aveva dato ampia confessione dei fatti contestati e la difesa ha quindi chiesto l'applicazione del minimo della pena. Pirruccio e Piazzese, che sono stati coinvolti nel gennaio scorso in un'operazione simile, avevano architettato tutto nei dettagli. La donna si descriveva come badante e avrebbe agganciato soprattutto uomini che dicevano di essere facoltosi. La pagina sportiva, il Città di Siracusa, siamo in Serie D, ha un'altra brutta delusione, un'occasione sprecata. Il Siracusa accarezza il sogno di tornare in testa alla classifica del girone I della Serie D, ma nei minuti finali si fa raggiungere dalla Versa Normanna su un calcio di rigore decretato dall'arbitro per un fallo di mano in area azzurra. La cronaca della partita vede il quinto minuto il Siracusa subito all'attacco, andando vicino al gol con un tiro fuori misura di Savanarola. Un minuto più tardi, occasione per la Versa. Ramaglia, a tu per tu con D'Alessandro, gli tira addosso. All'ottavo ancora Versa Normanna, Ciocia scende sulla destra e crossa per la testa di Guillari, che colpisce sporco e la palla termina di poco alta sulla traversa. Al 16esimo calcio di punizione pericoloso di Gallon, che impegna severamente Lombardo. Al minuto 39 Città di Siracusa passa in vantaggio con il solito Catania, che infila all'angolino dopo una bella azione personale. Nella ripresa comincia forte la squadra di casa, che al 53esimo sfiora il gol in mischia senza che nessuno riesca a spingere la palla in rete. La partita scorre senza grossi sussulti fino al finale, che è di marca campana. All'81esimo la Versa Normanna pareggia, ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco, ma al 90esimo per un fallo di mano di Porcaro il direttore di gara decreta il calcio di rigore trasformato da Franco. Inutili i 5 minuti di recupero. Adesso sono 3 le squadre a guidare il campionato di Serie D a pari punti: Città di Siracusa, Cavese e Frattese. E a fine partita il rammarico ovvio del tecnico Sottil per una vittoria sfumata all'ultimo minuto. Ma la partita me la immaginavo così. La Versa Normanna sta facendo un ottimo campionato, ha giocato la sua partita come giusto che sia, gioca in una maniera ben delineata, cioè lanci lunghi e accorcia sulle seconde palle. Questo fanno, lo fanno bene. Noi non siamo una squadra molto fisica, tranne Ricciardo, un po' Porcaro, che poi appunto è subentrato, quindi ogni tanto a contatto abbiamo qualche difficoltà sulle seconde palle. Siamo una squadra, ripeto, più abituata a fare gioco, a controllare la partita sul possesso, a giocare bene, quindi tenere il possesso e quindi ci difende anche palleggiando, no? Perché si sta lontani dalla porta. Quando noi ci avviciniamo un pochettino non è questione di modulo, è questione che in queste partite il pareggio l'abbiamo subito su un rimbalzo, una spinta e un calcio a rigore. Quindi mi spiace questo, però ripeto, io ho visto una squadra che ha dato tutto, ha creato, si è difesa, per poco non è stata portata via un risultato che sarebbe stato importantissimo, però ripeto, oggi siamo là davanti insieme a Cavese e Frattese e continuiamo le 6 partite. Okay. Oggi si poteva mettere un vantaggio di 2 punti, non ci siamo riusciti, e vorrei dire che dobbiamo faticare fino all'ultimo. Io penso che questo campionato è un campionato molto equilibrato, dove si deciderà alla fine, si deciderà la squadra che corre di più, che ha più fame, che ha più umiltà e quella che ripeto, vuole sopravvivere sugli altri. Quindi sarà una corsa a 3 fino in fondo. Adesso domenica ci prepariamo contro una Sarnese e quindi dobbiamo purtroppo, nel senso, digerire un pochettino, diciamo, la beffa finale e preparare una partita importante in casa. Però se devo dire di essere contento per quanto riguarda il risultato, non lo sono, perché la squadra penso oggi abbia avuto
6-7 palle limpide, gol, mentre dall'altro lato abbiamo avuto mezzo tiro in porta, si stava rischiando di perdere la partita. Allora, se devo dire che sono contento per il discorso della voglia della squadra di comunque sempre di cercare di giocare a calcio, di cercare di vincere la partita. Non sono contento perché magari oggi era una partita da vincere. Diventa un po' difficile quando hai un terreno del genere riuscire a fraseggiare ed avere la squadra sempre in densità in zona palla, fai un po' fatica. Allora era normale che lavorando con il Roma a centrocampo e con il trequartista che mi lavorava tra le linee, io spesso cercavo la giocata per far sì che sulla seconda riuscissimo ad entrare, ma non è perché chi ha visto le altre volte la nostra squadra, quando il terreno di gioco ci permetteva di poter giocare, abbiamo quasi sempre giocato a calcio. Allora un paio di volte oggi eravamo costretti a dover saltare per poter poi dopo stare nella loro metà campo. Era molto più semplice noi riuscire a guadagnare campo nella loro metà campo, si faceva meno fatica se volevi fraseggiare. Un paio di volte noi abbiamo cercato anche di fare la costruzione bassa e il pallone spesso carambolava e quindi si faceva un po' fatica. Con questo è tutto, il telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programma.